Oggi, insieme alle altre forze politiche di opposizione, abbiamo presentato una mozione per chiedere la riapertura dei termini per la presentazione dell'ISEE, che è stata anticipata al 31 di luglio rispetto agli scorsi anni e non è stata adeguatamente comunicata alle famiglie, che si troveranno nella dover pagare la tariffa più alta, ovvero 80 euro, indipendentemente dal reddito familiare. Abbiamo chiesto quindi di venire incontro a queste famiglie, responsabilità da parte della maggioranza, che però al momento del voto non era il numero sufficiente per votare. Forse non tutti sono stati convinti dalle parole della consigliera Zotta, che, presidente della commissione scuola, sostiene, senza spiegarlo, che non è possibile riaprire i termini.